collegiata di Castiglione Olona. Dalla facciata della chiesa adesso seguiremo un percorso che ci condurrà fino al battistero. La reception, adesso seguiremo il percorso del giardino per entrare nella collegiata. Che vedete alle mie spalle, ci introduciamo nella collegiata. Qui alla mia sinistra l'ingresso della chiesa e sul fondo arriveremo dopo un breve percorso al battistero, gioiello di Masolino. La chiesa è stata eretta tra il 1422 e il 1425 dagli architetti solari di Carola, nello stile gotico lombardo, e gode di grande luminosità grazie al grande rosone e alle monofore. Ci troviamo all'interno appunto della chiesa collegiata, di fronte all'altare. La collegiata è stata eretta tra il 1422 e il 1425 dagli architetti solari per ordine del cardinal Brandt a Castiglioni. Nel 1432 arrivò Masolino, il quale venne affidato all'esecuzione della volta della chiesa. Siamo di fronte al sarcofago dove è deposto il corpo del cardinal Brandt a Castiglioni, che morì a Castiglione all'età di 93 anni. E nel 1935, aprendo il sarcofago, sono state ritrovate quattro paginette di pergamena finissima con tutta la biografia del cardinale, un vero tesoro per gli studiosi. Nel 1432, chiamato dal cardinal Brandt a Castiglioni, arriva Masolino da Panicale, grande pittore fiorentino, al quale viene affidata l'esecuzione della volta. Queste vele che noi vediamo in ordine di grandezza diversa, dove vengono raffigurati gli eventi gioiosi della vita di Maria, cominciando dalla Natività, che abbiamo qui in alto alla mia destra, seguita dall'Annunciazione, dopodiché abbiamo l'incoronazione della Vergine, lo sposalizio e l'adorazione dei Re Magi, mentre la vela contro l'arco a tutto sesto è l'Assunzione di Maria. Questo è quanto affresca Masolino, appunto nel 1432. Le lunette che vediamo alla nostra destra e sinistra e le pareti sono state invece affrescate da due altri pittori toscani, uno allievo di Masolino, che era Lorenzo di Pietro, conosciuto come Vecchietta, e l'altro Paolo Badaloni, conosciuto come lo Schiavo, che raccontano alcuni episodi della vita di San Lorenzo e Santo Stefano. La collegiata è dedicata alla Vergine, San Lorenzo e Santo Stefano, e qui abbiamo proprio il loro esempio in scultura delle queste tre statue che risalgono alla prima metà del 400, scolpite nella pietra locale che era la pietra molera che poi veniva dipinta. Siamo di fronte al Polittico che raffigura il Cristo e i vari apostoli, scolpito sempre nella pietra molera che si ricavava dalle cave di Mallate. E dopo chiaramente veniva aggiunto il colore. Risale anche questo alla prima metà del 400. Percorso un breve tratto, siamo arrivati di fronte a quello che è definito il battistero. Nasce come cappella, ma poi, essendo affrescato da Masolino con la storia di San Giovanni Battista, diventa propriamente battistero. Adesso entriamo a visitarlo. Siamo all'interno del battistero, affrescato appunto da Masolino da Panicale, dove era raccontata la vita, come dicevo, di Giovanni Battista. Su questo lato, ormai poco visibile, l'incontro tra la Madonna e Elisabetta. Prosegue con la nascita del santo, ormai visibile solo più la sinopia, cioè il disegno preparatorio, con la parte bassa di una bacinella, dove probabilmente il bambino Giovanni veniva lavato. Oltre alla finestra, noi ci troviamo Zaccaria, intento a scrivere il nome che darà al proprio figlio sotto questa bellissima prospettiva che ci apre proprio la parete verso la foresta, perché realmente noi dietro troviamo e abbiamo ancora oggi la foresta. Siamo proprio sotto l'arco acuto che divide le due parti del battistero, dove ancora al centro è impressa la data 1435, quindi l'ultimo lavoro conosciuto di Masolino. Abbiamo raffigurato i dottori della Chiesa, cominciando da San Girolamo, Sant'Ambrogio, al di sotto il profeta di Isaia, mentre da questo lato, leggermente più sbiaditi, Papa San Gregorio Magno, Sant'Agostino e ultimo una Sibilla, che purtroppo non è più visibile perché è stata adottata la tecnica della tettera a secco. Seguendo abbiamo la prima predica nel deserto di Giovanni Battista e la presentazione di Gesù e tre discepoli da parte del Santo. La scena che è chiaramente completa ed è proprio ben compatta, visibile, è proprio il battesimo di Cristo. Lo vediamo immerso nell'acqua trasparente del Giordano. Sì.
Su questa parete è raffigurata la decorazione di Giovanni Battista. Notiamo infatti il soldato con questa armatura, un tempo argentea, con questo pesante spadone che appunto ha già colpito il collo del santo, che è l'ingresso sulla porticina della prigione. E in alto la finestra ancora raffigurata. Qui è raffigurata la scena del famoso banchetto di Erode, quando Salomè, la figura che vediamo qui alla mia destra, va a richiedere la testa di Giovanni Battista. Abbiamo una tavola, un tempio imbandita, su cui attorno siedono diversi personaggi. Tra questi sono stati riconosciuti, quello al centro con la barba, l'imperatore Sigismondo d'Ungheria, amico fraterno del cardinale Branda. Altri personaggi probabilmente, Erode, era Filippo Maria Visconti, e il personaggio un po' con l'aria un po' disgustata dalla richiesta, probabilmente lo stesso cardinale Branda Castiglione. Altra scena molto conosciuta è chiaramente la scena in cui era raffigurato Salomè che consegna la testa di Giovanni Battista alla propria madre. Questi profili pieni di luce, immobili, dove dietro invece vediamo le due ancelle che invece seguono questo gesto di orrore nel scorgere la testa. Sotto questa prospettiva di colonnato chiostro che a tempo esisteva, in quanto collegava la collegiata al battistero. Sul lato a sinistra della porta d'ingresso troviamo invece l'annuncio a Zaccaria, un piccolo angelo al centro che annuncia appunto a San Zaccaria che diventerà padre, sotto questo che può definirsi un monumento romano, un tiburio romano. Invece proprio sopra la porta troviamo una cosa molto rara, una veduta di Roma appunto nel XV secolo. Si riconosce ancora al centro il Panteo, una spalla a sinistra la colonna Antonina, poco sopra la Traiana, le mura aureliane che ci portano all'Arco di Costantino, dove molto compresso riconosciamo ancora il Colosseo. Sull'estrema destra il Tevere che passa e divide appunto dall'isola Tiberina. Questa è la veduta di Roma nel 1500. Qui alla mia sinistra ritroviamo ancora abbastanza visibile Giovanni Battista durante la sua prima predica nel deserto. Abbiamo personaggi chiaramente con abbigliamento tipico del XV secolo. In quest'altro lato invece ritroviamo Giovanni Battista nell'atto di accusare Erode ed Erodiade. Possiamo definirlo un dialogo muto, a gesti, infatti se osserviamo la posizione delle mani riusciamo anche a comprendere quanto poteva essere detto verbalmente. Ritroviamo poi il soldato che lo ha condotto nel carcere nell'atto di chiudere la porta e affacciato a questa piccola grotta, questa piccola inferriata, Giovanni Battista in preghiera. La luce della vera finestra va a tratti sul volto del santo.